In occasione dell'apertura dell'anno giudiziario siamo con la dottoressa Valeria Pappalardo, presidente dell'associazione GOT Non Possiamo Più Tacere. Ci racconta che cos'è questa associazione? L'associazione nasce per un'esigenza, quella appunto di far sentire per la prima volta la voce dei giudici onorari di tribunale, che finora sono stati nella categoria della magistratura onoraria quelli messi più da parte e poco considerati in tutte, diciamo, le manifestazioni e in tutte le proposte di riforma che sono state finora, diciamo, presentate sia al Parlamento sia presso altre istituzioni, anche, diciamo, a livello europeo, e che appunto per la loro particolare condizione, ricordo che i giudici onorari di tribunale sono quelli che maggiormente amministrano la giustizia, in quanto appunto assumono le decisioni, scrivono le sentenze, e quindi sono stati appunto privati totalmente dei loro diritti e privati appunto soprattutto delle tutele di qualsiasi lavoratore in Italia. Questo perché secondo lei avviene? Perché viene a mancare questo riconoscimento? La magistratura onoraria non ha mai avuto, diciamo, riconoscimenti, perché nasce appunto come magistratura onoraria in origine. Poi nel tempo ha acquisito sempre una maggiore consistenza esercitando concretamente la giurisdizione alla pari, io mi permetto di dirlo, alla pari appunto della magistratura togata, in quanto appunto, come ho detto prima nel mio discorso, la funzione è uguale. Noi appunto giudichiamo tanto quanto un magistrato togato, e quindi non ha mai ottenuto il riconoscimento di quelli che sono appunto diritti fondamentali di qualsiasi lavoratore. E in particolare la Commissione europea in più occasioni ha avuto modo di rimproverare l'Italia per questo suo comportamento, per la privazione di diritti ad una intera categoria di lavoratori. La Corte di Giustizia europea si è espressa già ben due volte, la prima volta riconoscendo appunto la figura del giudice europeo nel magistrato onorario, e la seconda volta proprio specificando con una sentenza del 2022 che occorre riconoscere diritti fondamentali come la previdenza, la giusta retribuzione e appunto l'eliminazione dell'abuso concernente la reiterazione nei mandati senza, diciamo, un termine alla magistratura onoraria. Quindi per due volte si è appunto pronunciata la Corte di Giustizia europea. Abbiamo anche in corso una procedura di infrazione che è già stata avviata, abbiamo già avuto due lettere di messa in mora dell'Italia, la seconda durissima contro l'Italia, perché nelle more è stata varata la legge di bilancio del 2022 con cui l'ex ministra Cartabia ha previsto una riforma della magistratura onoraria che non è appunto assolutamente confacente al diritto europeo e a quelle che sono le sentenze della Corte di Giustizia europea, ma soprattutto ha peggiorato per certi aspetti la situazione dei magistrati italiani onorari con un ricatto, applicando un ricatto, perché chi voleva partecipare alla procedura valutativa tramite la quale poter essere semplicemente confermati nella funzione onoraria doveva rinunciare a tutti i diritti pregressi, cosa gravissima, perché noi magistrati onorari abbiamo in corso un contenzioso con lo Stato italiano da anni che prevede appunto 20-25 anni di carriera non retribuita, non garantita, priva di tutti quei diritti fondamentali di qualsiasi lavoratore. Quindi, presentando questa domanda, bisognava rinunciare ai giudizi in corso. Una cosa gravissima, gravissima, perché è stata una vera e propria estorsione da parte di uno Stato che dovrebbe garantire, al contrario, i nostri diritti. La sua categoria ha avuto già modo di fare presente al nuovo ministro queste esigenze, e se sì, quali sono state le risposte? Allora, il ministro Nordio in più occasioni si è mostrato benevolo con la categoria, soprattutto in alcune interviste in cui ha dichiarato apertamente che il trattamento economico e, diciamo, di tutele previdenziali e quant'altro dei magistrati onorari è indecoroso.
e quindi necessita di un'immediata riforma che valorizzi la funzione e che soprattutto riconosca tutte quelle tutele giurisdizionali proprie, diciamo, dei lavoratori dipendenti dello Stato.